piacere per me essere qui con voi a questa prima edizione del Festival del Cinema Polacco, soprattutto in questa serata dedicata ad un grande regista, Andrzej Zulawski. Il cinema di Zulawski non ha bisogno di presentazioni, così come non ha bisogno di presentazioni alcuna il maestro Zulawski. Proviamo a ripercorrere brevemente quelli che sono stati i passi salienti della sua carriera artistica. Il maestro esordisce cinematograficamente a fianco di Andrzej Wajda come assistente nel 1961 nel film Sansone, dove il regista interpreta anche una breve parte. L'esordio invece registico dietro la macchina da presa avviene qualche anno più tardi, nel 1971. Il primo lungometraggio poi che vedremo questa sera, ossia la terza parte della notte. Non ho intenzione di rivelarvi molto, però ecco, è un film che parla della guerra e dell'assedio nazista in Polonia, e il regista ci regala la sua lettura della guerra e ovviamente lo fa tramite il suo sguardo, con atmosfere cupe e feroci, insomma. Nonostante sia il suo primo lavoro, contiene già tutte le tematiche che caratterizzeranno la cinematografia di Zulawski. Quindi troviamo il tema del doppio, con le due donne, Elena e Marta, che si fondono e si confondono. Troviamo anche l'impossibilità di comunicare tra i sessi e anche il caos emozionale che solo il suo cinema sa regalare. Il secondo lungometraggio esce l'anno successivo e viene fortemente censurato dalla sua terra natia, dalla Polonia, costringendo il regista a trasferirsi poi in Francia, dove troverà l'humus ideale per la sua creatività. Primo film del suo periodo francese, se così lo vogliamo definire, è L'importante amare, il film che avremo modo di vedere domani sera. Il successo vero e proprio arriva qualche anno più tardi, nel 1981, con quello che è il film forse più conosciuto, ossia Possession, presentato lo stesso anno a Cannes e valse la Palma d'Oro a Isabella Gianni con un'interpretazione a dir poco sconvolgente. Chi ha visto il film sa benissimo a cosa mi riferisco, insomma, in particolare mi viene in mente la scena della metropolitana di Berlino, in cui insomma il regista, attraverso liquidi corporali, attraverso il sangue, riesce a colpire lo sguardo dello spettatore con il suo caos emozionale. E successivamente usciranno altri film come L'amour braque o La femme publique con Valéry Caprischi, questo anche avremo modo di vedere domani sera, e l'ultimo film è del 2000, La fidélité, ultimo per ora, insomma. E il regista, noi lo conosciamo come regista, ma porta avanti di pari passo una carriera da scrittore. Ha all'attivo ben 26 romanzi, purtroppo nessuno è arrivato da noi in Italia, sono tutti usciti in Francia, tradotti in francese, e questo invece è il primo tradotto in italiano. C'era un Frutteto, tradotto da Marina Fabbri. Passo a lei direttamente la parola, così ci parlerà un pochino di questo libro e di come è stato lavorare su un testo di Zulawski. Molto brevemente, allora, abbiamo sentito della carriera cinematografica, ma parliamo subito invece del libro. Il libro C'era un Frutteto è la seconda scrittura che viene tradotta in italiano. Il primo era stata una novella, Barba Blu, che è stata pubblicata nel 2003 nell'ambito di un festival di cinema che ha dedicato, quello di Alpe Adria di Trieste, che ha dedicato una importante retrospettiva a Andrzej Zulawski. E C'era un Frutteto è uno dei primi libri scritti da Zulawski. In questi primi tre libri, che insomma compongono una sorta di trilogia della follia, così è stata nominata. Questo libro, sì, è stato abbastanza difficile da tradurre, devo dire, perché chi conosce i film di Zulawski può immaginare, poi leggendo questo libro,
che non c'è una distinzione molto netta tra la scrittura appunto del romanziere Żuławski e la scrittura filmica del cineasta, perché non c'è una barriera netta neanche nella persona di Żuławski, cioè così come Żuławski artista e Żuławski persona privata si mette in scena nei suoi film, e così anche succede nei suoi romanzi. Questa mancanza di distinzione è la cifra caratteristica di tutta la sua arte. Quindi io comincerei proprio facendo ascoltare, insomma, dalle parole di Żuławski un po' anche il percorso, cioè come si arriva a diventare Żuławski. Intanto come si comincia? Allora, Żuławski nasce intanto in una famiglia molto importante, e questa famiglia ha un peso perché ci sono tanti Żuławski che sono stati importanti. Allora, abbiamo nell'Ottocento un membro del Partito Socialista, abbiamo all'inizio del secolo un prozio che è scrittore, amico di Malinowski, che è un grandissimo antropologo, e di Witkacy, che è un grandissimo artista, ed è uno scrittore che ha scritto sul Globo d'Argento un romanzo di fantascienza che poi il nipote Andrzej Żuławski ha portato sullo schermo. E questo romanzo è importante, talmente importante che ha ispirato addirittura Stanisław Lem, che è, insomma, più grande scrittore di fantascienza esistente, che è stato ispirato da questo romanzo per scrivere. Lo stesso prozio, traduttore di Nietzsche, Schopenhauer, del Vecchio Testamento, del Talmud. E poi abbiamo un alpinista che abbiamo ricordato prima, raccontando appunto con l'editore Andrea Gaddi, che saluto, che ha avuto il coraggio qui con Alpin Studio di La follia, il coraggio e la follia di tradurre questo libro, di pubblicarlo. E c'è questa liaison, insomma, con la montagna. Il membro della famiglia, tra l'altro, è scomparso in una spedizione sul Monte Bianco, tutto per capirci. E poi c'è Mirosław Żuławski, che è il padre di Żuławski, che è il protagonista della storia raccontata nella terza parte della notte, che vedremo tra poco, ed è anche l'ispiratore, diciamo, di tante storie che trovate dentro C'era un frutteto. Ecco, è importante partire, secondo me, dalla famiglia di Żuławski per capire chi è Andrzej Żuławski, cioè una persona che ha respirato l'arte, che ha respirato l'amore per l'avventura, per la scoperta, che viene da una famiglia di grandi ascendenze anche nobili, aristocratiche, quindi con un'idea anche della tradizione legata alla Polonia, un artista a tutto campo. Ecco, io credo che questo sia visibile nel suo cinema, anche leggibile nei suoi romanzi, perché sono romanzi pieni di, questo romanzo C'era un frutteto, pieni di storia, racconta la storia della Polonia tra gli ultimi anni della guerra e i primi due decenni di occupazione sovietica, attraverso tre personaggi, e poi sono infarciti di citazioni. Allora, io vorrei per esempio ricordare, tanto per cominciare, si parte da Thomas Mann, prendendo in prestito dalla Montagna incantata il nome di un personaggio, Hans Castor. Poi c'è Gregorio di Nissa, San Giovanni della Croce, Pascal, Ramer, i padri, la patristica gesuita, ci sono Gioacchino da Fiore, c'è tutta la letteratura, Andrzejewski, Naukowska, Norwid, Słowacki. Questo è solo un elenco per dire che tutto un paese, tutta una cultura sta dentro l'origine familiare di Żuławski, ma sta dentro il cinema e dentro la letteratura. Allora, la prima domanda è: come si diventa Andrzej Żuławski? Mi
Genki za to wszystko. Prima di tutto grazie per tutto questo. Poczułem się bardzo pogubiony. Mi sono sentito molto perso. W historii własnej rodziny. Nella storia della mia famiglia. I tego dziwnego kraju, który się nazywa Polska. E di questo paese così strano chiamato Polonia. Ta książka opowiada de facto bardzo prostą anegdotę. Il libro di fatto racconta una storia molto semplice. Która została mi opowiedziana, gdy rzeczywiście szukałem miejsc do zdjęć, do filmów, które się nazywał Diabeł. La quale effettivamente mi è stata raccontata quando io stavo cercando dei luoghi per il film Il Diavolo. Był wielki majątek. C'era un grande potere. W którym rządził niepodzielnie pan X. Governato in una maniera autocrica da un signore X. Arystokrata. Un aristocratico. Gdy zaczęła się wojna. Quando iniziò la guerra. I zaczęły spływać ze wschodu. E quando cominciarono ad arrivare dall'est. Bo tam byli Sowieci. Perché lì vi erano i sovietici. Uciekinierzy. Tutta quella gente che scappava da loro. Młody dziedzic tego wspaniałego majątku. Il giovane proprietario, perché l'ha ricevuto in eredità di questo grande potere. Zakochuje się śmiertelnie. Si innamora mortalmente. Młodej dziewczynie, która stamtąd przybywa. In una ragazza giovane che proprio arriva dall'est. A która była gwałcona wiele razy. E che è stata violentata più volte. Pan na włościach. Il proprietario del potere. Nie godzi się na ich parę. Non è d'accordo con questa coppia. Bo uważa, że syn będzie prezydentem, nie wiem, czymś wielkim. Considerando il figlio capace di diventare un presidente o un altro personaggio molto importante. Ich historia jest tragiczna i prawdziwa. E quindi la storia è una storia tragica, ma anche vera. Bo on staje się księdzem. Perché lui diventa prete. A ona idzie do klasztoru totalnego zamknięcia. E lei va in clausura. I dlaczego za komunistów oni się mogą spotkać jeszcze raz? E quindi perché durante gli anni del comunismo loro si possono incontrare ancora una volta? Bo to są polskie paradoksy. Perché questo è un paradosso polacco. Czyli ten jeden człowiek w tym majątku. E cioè quel solo uomo in questo grande potere. Który poszedł wszędzie do lasu, nie wiem czy to coś znaczy dla nich. Che è andato a far parte anche dei gruppi dei partigiani. A potem stał się komunistycznym siepaczem. E poi diventa un boia comunista. On ich połączy razem. Sarà proprio lui a mettere quegli due insieme un'altra volta. Więc mamy happy end. E quindi alla fine abbiamo un happy end. Ale tak paradossale. Ma questa fine è così paradossale. Jak cała historia mojego kraju. Come tutta la storia del mio paese. Questa storia si può leggere, naturalmente per noi italiani è molto interessante leggere questa storia perché racconta molto degli anni della guerra, molte cose che noi non sappiamo, conosciamo in maniera parziale, per esempio chi combatteva contro chi, le divisioni. Certo, in qualsiasi momento poi. En quelle langue je parle? En italien, en polonais, en français? Comme vous voulez. Merci. Je myślę naprawdę.
Penso veramente che storia ostatnich miesięcy istnienia kraju włoskiego, che la storia degli ultimi mesi dell'esistenza del paese Italia, kiedy już Niemcy wychodzili, quando i tedeschi lasciavano l'Italia, ma erano ancora lì. Mussolini se poszedł, ale sobie nie poszedł. E Mussolini se n'era già andato, ma ancora c'era lì. I były wielkie obszary, które były pod władzą komunistycznej partyzanckiej. E quindi c'erano dei pezzi del paese sotto il comando dei partigiani comunisti. To jest historia tak skomplikowana. È una storia così tanto complicata. Że my z polską historią nie chcemy wchodzić w szranki z tym. To nie... Che noi con la nostra storia polacca non vorremmo per nulla gareggiare. Ale to jest podobne. Però è una situazione forse simile. Sì, è una situazione proprio di questa storia, è la situazione dell'uscita dalla catastrofe. C'è una grande catastrofe che è quella della guerra e c'è il passaggio dalla catastrofe. In qualche modo è una storia che oggi, a leggerla oggi, per noi, ma insomma anche per tanti europei, può essere molto risonante di quella che è la realtà. È difficile immedesimarsi perché insomma sono due periodi storici molto diversi, però credo che ci accomuna questo senso di smarrimento comune che prende chi esce da una grande catastrofe e cerca di trovare dei punti di orientamento che inevitabilmente sono persi. Ma è una storia che, come nella scrittura di Żuławski dicevo, non c'è differenza tra cinema e letteratura, perché anche chi leggerà questo libro sarà preso nel flusso del racconto, così come preso nel flusso del racconto del cinema, anche con una certa difficoltà di capire certe volte che cosa sta veramente succedendo, chi è il vero protagonista, ma credo che questo sia tutto voluto nell'idea di Żuławski di dare... di dare l'accento in quello che sta succedendo, non nell'attore, cioè non è importante chi sta facendo che cosa, ma che cosa sta succedendo. E credo che sia anche un paradosso per raccontare che cos'è il cinema. Allora, volevo citare questa frase che Żuławski scrive, cioè, che è il dialogo di uno dei dialoghi, e a un certo punto verso la fine la storia viene raccontata, dice bene, appunto nasce come l'idea per un racconto cinematografico, quindi è il cineasta, è lui che va a raccogliere questa storia da un giardiniere che appunto di questa tenuta è stato testimone di tutte queste vicende. Questo giardiniere racconta e dice a un certo punto: questa è una storia da film, dunque semplificata. E lui risponde: gliel'ho detto, al cinema è tutto nero. Cosa significa? Che al cinema è tutto nero. Ale panie, co znaczy dzielić na literaturę i kino? Ma che cosa significa la divisione tra la letteratura e il cinema? Są historie, które niosą, które są po prostu interesujące. Che ci sono delle storie che hanno un carattere portante, che semplicemente sono delle storie interessanti. I w końcu mógłbym powiedzieć, że mam w dupie, czy to się dzieje w czasie II wojny światowej, czy później, czy wcześniej, czy Irak. To mam w nosie. E alla fine potrei dire che non me ne frega assolutamente niente se tutto ciò succede durante la seconda guerra mondiale, prima, dopo, in Iraq. Non me ne frega assolutamente nulla. Ja po prostu nie myślę, że trzeba mieć encyklopedię pod ręką, żeby przeczytać książkę lub zobaczyć film. Io semplicemente penso che non c'è bisogno di un'enciclopedia sotto mano per guardare, per vedere un film o per leggere un libro. Ale to, że ludzie się, młodzi ludzie, bardzo kochają. Ma quello che delle persone, dei giovani si amano e si amano molto. I nie mogą, bo im nie wolno. E non possono perché non ne hanno il diritto. Tak, to jest historia wieczna. Questo è vero, è una storia eterna. Czyli tak, tak, to się dzieje w Polsce, to się dzieje w owym czasie, w tych miejscach, ale
można by to samo napisać gdzie indziej i inaczej, nie? E quindi sì, è vero, tutto ciò è successo in Polonia, in un certo luogo, in una certa, in un certo tempo, però si potrebbe scrivere questo libro riferendolo ad un'altra situazione. Ale trzeba by to napisać. Però bisognerebbe scriverlo. E voi non l'avete fatto. Ani francesi, ani voci, ani anglici, nikt. Né francesi, né inglesi, né gli italiani, nessuno. Czyli jeżeli coś, co się opowiada, nie jest oparte naprawdę na faktach, o których się wie na pewno. E quindi se qualcosa che stiamo raccontando non viene basato sui fatti che conosciamo sicuramente o con sicurezza, potem staje się fikcją, e dopo non diventi una finzione, to jest nic nie warte wedle mnie. Questo a mio parere non vale nulla. To mówił Thomas Mann. Questo veramente lo diceva Thomas Mann. On powiedział, że coś, co jest oparte na wessane z palca, go nie interesuje. Dicendo che qualcosa di inventato completamente non gli interessa. Czyli ten bardzo trudny balans. E quindi bilanciare è molto difficile. Między tym, co wiemy, co jest historią, co jest czasem. Bilanciare quello che sappiamo, che è la storia, che è il tempo. A tym, co jest naszą wolą robienia fikcji. E quello che sarebbe la nostra volontà di fare una finzione. Opowiadanie bajek. Di raccontare una favola. Okrutny. Delle favole anche crudeli. Zabawne. Divertenti. Wesoły. To jest nasza wola najlepsza. Che fanno sorridere. E questa è la nostra volontà, che è la cosa migliore. Czyli to, że chcemy opowiadać, e quindi, e quindi il fatto che noi vogliamo raccontare è meglio della storia. Ale jeżeli nie znamy historii, però non conoscendo la storia, to opowiadamy brednie. Dobbiamo raccontare delle frottole. Ok. Mariangela, quando vuoi intervenire. Volevo chiedere al maestro, in questo libro ritroviamo una storia d'amore, un triangolo amoroso, una storia d'amore un po' malata, ecco, una sorta di amor fu che ritroviamo anche all'interno spesso della sua filmografia. Volevo chiedere al maestro, queste storie così complicate, basate spesso anche sulle pulsioni più feroci, messe in scena con violenza anche, no? Mi viene in mente appunto lo stesso Possession. Volevo sapere se lei vede una possibilità di salvezza per l'uomo attraverso l'amore, oppure se l'uomo preclude, se considera l'amore come unica forma di comunicazione tra le persone e tra i sessi. Zadaje pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Lei mi fa una domanda alla quale non vi è risposta. Nie tylko ja nie mam odpowiedzi. Non solo io non ho risposte. Nikt nie ma odpowiedzi. Nessuno ha una risposta. Więc czy miłość jest jakąkolwiek formą zbawienia? Sapere se l'amore sia una qualche forma di salvezza. Na 5 minut. Per 5 minuti. A potem co? E dopo? Cosa succede dopo? A coś, jak nazwać starość? Come chiamare la vecchiaia? I cały bieg naszego życia? E tutto il corso della nostra vita? Nie wiem. Non lo so. Czyli bardzo panią przepraszam, nie mam odpowiedzi. Nikt nie ma. E quindi mi dispiace moltissimo, ma non ho la risposta e nessuno l'ha. Ce l'ha. Oh, prego. Forse qualcuno ce l'ha di voi? Alzi la mano. Io volevo tornare un attimo al discorso sulla Polonia, perché dunque c'è una cosa che
c'è una frase, poi insomma mi piacerebbe leggere dei pezzettini anche perché è bello sentire anche la, insomma, la voce dello scrittore, perché naturalmente racconta questo amore, come diceva Mariangela, questo amore folle, questo amore crudele, questa malattia, racconta molto del corpo, cioè è uno dei principali protagonisti di tutta l'arte di Joaschi, è il corpo, e in questo senso mi sembra di... No. Ah. No, okay. il corpo della donna, sì, è stato molto oggetto dei film di Joaschi ed è oggetto anche della sua scrittura, ma non è importante che sia della donna, infatti lo diceva anche lui, è importante la fisicità, perché dentro questo organismo succedono delle trasformazioni chimiche. Allora Joaschi sembra molto un grande alchimista in certi momenti, come quegli alchimisti del Medioevo che cercavano la pietra filosofale mettendo insieme degli ingredienti, e quello che interessava era il processo, perché poi l'oro non veniva mai trovato ovviamente, ma quello che è interessante è il processo per arrivare a quest'oro. Il corpo, ma anche appunto la giovinezza. Qui c'era un passaggio che volevo ricordare, dove leggere, dove di quattro righe, dove c'è proprio questa unione tra la politica e che cosa dovrebbe essere insomma, la vita, che credo ci serva anche a noi. Stanno parlando della Polonia dopo la fine della guerra e quindi della Polonia comunista, e dicono due persone, una dice a un'altra: vi dirò, questa parte del mondo è stata consegnata in toto ad una potenza nemica e a un sistema senza scrupoli. Potrà sopravvivere soltanto sotto la maschera di un inganno sgangherato, se voi preferite sotto la maschera di un buffone. Saranno ben pochi da noi a credere nel comunismo e nell'anima buona dei russi. I più faranno finta di essere stupidi e sgomiteranno per egoistiche nicchie di libertà in mezzo all'umana tribolazione. Preservate la gioventù. Più ce ne sarà, meno corrotti ci saranno tra di loro. E questo mi sembra una frase bella da ascoltare oggi. Preservate la gioventù. Ecco. Preservate questi corpi che si trasformano, che lottano per qualche cosa che è la vita, perché la gioventù, il corpo è l'antidoto, è l'unico antidoto alla corruzione, e la corruzione è quella che lui descrive, insomma, in questa Polonia. Oggi come va? Come va nella Polonia di oggi? È noioso, sono parlare di un paese che chi è strasbargina da Pravo, Pravizov. Parlare di un paese che diventa sempre più di destra. O c'era il fascismo. Arriva fino a affiancare il fascismo. Którym rządzą katolicy Polonia. Debile. Che è governato dagli idioti cattolici. Sì, to pensi, to jest kraj, który w tej chwili budzi we mnie rozpacz. È un paese che oggi come oggi suscita in me una disperazione. Ten rozsądny, humanistyczny, liberalny środek drogi. La via di mezzo, ragionevole, umanista, liberale. Dostaje w dupę z jednej i z drugiej strony. Riceve dei colpi da una parte e dall'altra. Dei calci in culo, detto calci in culo, detto, sì, io cerco di. Jest to smutny obraz. Questo è veramente un'immagine molto triste. Oczywiście są węzły, których nie możemy rozwiązać. È naturale che ci siano dei nodi che noi non siamo capaci di sciogliere. Non è naturale, non naturale, ma nie możemy ich rozwiązać.
il maestro obietta la mia parola naturale. È ovvio che ce ne siano dei nodi che noi non siamo capaci di risolvere. Cioè, społeczeństwo si rozrywa na bardzo biednych i bardzo bogatych. Quello che volevo dire è che la società viene in qualche maniera straziata tra quelli che sono molto ricchi e quelli che sono molto poveri. Jak stare putno. Come una tela molto vecchia. Czyli niektórzy myślą, że za komunizmu. E quindi alcuni pensano che ai tempi del comunismo. To putno było jedno. Quando vi era un telo soltanto. I wszystkim było do dupy. E quindi tutti stavano male. Do dupy. Faceva schifo, faceva schifo. To było niby lepiej. To nie, forse si stava meglio. To nie jest prawda. Ale w tej chwili. Questo non è vero. W tej chwili kraj pochyla się powoli do skrajnej faszystowskiej prawicy. Però in questo momento il paese sta vertendo verso una destra fascista. Bardzo dziwny, bo faszyzm nie lubił katolików. È molto strano perché il fascismo non amava i cattolici. Faszyzm polski lubi katolików. Ma il fascismo polacco ama i cattolici. E c'è un legame tra di loro. Una commistione forse. E quindi non si ha voglia di stare lì. Mówimy tu o filmach, prawda? Stiamo qui parlando dei film, vero? Filmy są grzeczne. I film sono ben educati. Sono tak jak dobrze wypracowane zadania w szkole. Così come i compiti fatti bene, i compiti per la scuola. Ah, tu Żydzi. Sì, ci sono gli ebrei. Cyganie. I Rom, i zingari. Tu my nie bardzo dobrze, ale nie qui tak źle. Ci siamo noi, forse non va così bene, però non va nemmeno così male. Mówiłem dzisiaj z przyjaciółmi i mówili mi, że film włoski to jest jeszcze gorzej. Io ho parlato oggi con gli amici, mi hanno detto che il cinema italiano sta ancora peggio. Sì, ale przynajmniej to jest kino komercyjne, czyli wiadomo o co chodzi. Sì, però è un cinema commerciale, allora sappiamo di che cosa si tratta. Oto. È di questo che si tratta. A w Polsce nie wiadomo o co chodzi. E in Polonia non si sa ani di che cosa si tratta. Ani chwała. Né i soldi, né l'onore, né la bellezza, nulla. Ministerstwo Kultury. Ma il Ministero della Cultura. E to jest może gorzej. E forse questo è peggio. Credo, io. Chi ha voglia di assaggiare un po' di coraggio legga questo libro, perché effettivamente di coraggio ce n'è tanto a scrivere e anche a leggere. Devo dire, certe scene sono molto forti e sono delle scene che hanno a che fare, da una parte sono giustificate dalla ferocia della guerra, perché ci sono scene di tortura molto, molto forti, però ecco, la ferocia della guerra è qualcosa che si porta dietro Żuławski da bambino. Penso che molti di voi avete visto il documentario, e sono proprio l'inizio del documentario in cui Żuławski racconta di come da bambino veniva lasciato in casa dai genitori, e lui, figlio della guerra, vedeva dal balcone di casa sua queste scene di persone che venivano trucidate per la strada dai tedeschi. Quindi sono delle immagini che hanno segnato un'intera generazione, che si trovano nel lavoro di artisti non solo del cinema ma anche del teatro, dell'arte, della generazione di Żuławski. Cioè l'idea di questa ferocia dell'uomo sull'uomo nasce appunto dalla guerra. Però l'idea del conflitto, appunto, che percorre questo libro come tutto il cinema di Żuławski, è appunto quello che forse manca a noi, ecco, come generazioni. Ecco, io volevo, non so se Angelo volevi raccontare qualcosa a proposito
del tuo rapporto con la guerra in questo libro? Écoute, non, ascolta, no. No, perché la guerra, wojna, aczkolwiek była dla mnie straszliwie realna, rzeczywista. No, perché nonostante la guerra fosse per me qualcosa di terribilmente reale, to nie jest powód, żeby narzucać to komukolwiek. Questa non è una ragione per imporlo o per imporla ad altri. Czyli wojna to jest prawie figura stylu. E cioè praticamente la guerra è come se fosse una figura stilistica. Ja ją przeżyłem. Ja. Io l'ho vissuta io personalmente. Moi rodzice jeszcze bardziej. I miei genitori ancora di più. I nikt tego nie chciał i nie wiedział, że to się stanie. Nessuno l'ha voluto e nessuno sapeva che sarebbe successo. A to nie znaczy, że to jest doświadczenie dla kogokolwiek innego. Ma questo non significa che sia un'esperienza per chiunque altro. I to jest w kapsule cała historia filmu w ogóle. E questo in una capsula è come se fosse tutta la storia del film. Czy doświadczenie ludzi, emigrantów, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku i byli na tej wyspie tam badani, przeszukiwani, Ellis Island, i stawali się potem obywatelami, jest doświadczeniem ogólnym dla nas? Nie, mamy w dupie. Perché l'esperienza di tutti coloro che sono andati negli Stati Uniti e sono stati esaminati all'Ellis Island non è un'esperienza di tutti noi, no, noi ce ne freghiamo, è un'esperienza puntuale. Ale na tym właśnie wszystko polega, że w punktach mieści się całość. Ma sta proprio in questo essere puntuale la totalità. Nie wiem, czy jasno się doradzę. Non so se mi spiego, se sto parlando in una maniera chiara. W tych małych rzeczach mieszczą się rzeczy wielkie. In queste cose piccole ci sono quelle cose grandi, e non il contrario. Czyli nie druga wojna światowa, Niemcy, Hitler i tak dalej. Nie, ta mała rzecz, że mój ojciec karmił wszy zarażony, przepraszam, tyfusem w Instytucie Niemieckim. E quindi non la seconda guerra mondiale, le guerre e tutto il resto, ma la cosa piccola, e cioè la piccola esperienza di mio padre che doveva nutrire i pidocchi che erano infettati dal tifo in un istituto medico a Leopoli. Bo był poetą i nie umiał nic innego. Perché era un poeta e non sapeva fare nient'altro. Ja się z tego urodziłem. E io sono nato da tutto ciò. No i to zostaje na całe życie. E poi tutto questo mi è rimasto per tutta la vita. Mała sprawa, która staje się wielką sprawą. Una piccola cosa che diventa una cosa grande. Ecco, i pidocchi da cui fa menzione Andrzej Żuławski sono quelli che lui ha chiamato MacGuffin del film La terza parte della notte, cioè il film che vedete fa poco racconta questa storia vera appunto di questo istituto incredibile, insomma, che noi insomma, non neanche immaginavamo esistesse una cosa del genere. Scusi Marina, non è incredibile, durante la prima guerra mondiale ci sono 3 milioni di soldati morti del tifus, come si dice? Tifo. Ok. Allora i tedeschi abbiamo inventato questo sistema per fare le iniezioni. Il vaccino contro il tifo. Sì, il vaccino. Il vaccino, to była zdumiewająca sprawa. Era una cosa incredibile. 25.000 młodych studentów, intelettualistów polskich. 25.000 studenti intellettuali polacchi, giovani. Karmić wszy zakażone tyfusem. Andavano a nutrire questi pidocchi infettati di tifo. Per produrre quel vaccino, per poter fare quell'iniezione. Ale mieli genialne papiery.
ma avevano delle carte in regola. Nikt ich nie aresztował. E quindi non potevano essere né arrestati. Wszyscy byli w ruchu oporu. E tutti potevano quindi fare parte dell'opposizione, della resistenza. Questa è veramente una storia incredibile. Una piccola storia incredibile. Folle. Pomyślałem, że mogę zrobić pierwszy film o tym, z czego się urodziłem. E quando io ho pensato di poter fare il primo film di tutto ciò da dove sono nato, czołgi, Stalin, bum bum bum, samoloty, nie wiem, i carri armati, gli aerei, Stalin, la guerra, non so più che cosa, cała ta wojna to są te maleńkie wszy. Ho pensato che tutta quella guerra alla fine veniva come incapsulata in quelle piccole, in quei piccoli pidocchi. A te wszy, gdy były chore na tyfus, e quei pidocchi malati di tifo diventavano color rubino, come bigiotterie, come gioielli. E questo già è una ragione per fare un film, vero? Infatti nel libro viene raccontato questo, nel dialogo col giardiniere, racconta Joaski appunto che lui ha raccontato questa storia del padre e gli era stato detto che in questo film non era stato poi così cattivo con i tedeschi, no? Era stata proprio un'accusa. Invece proprio lui lo fa vedere, questa è la cosa importante, perché dirlo sembra niente, ma vederlo nel film lo vedrete. Vedere tutta questa preparazione di queste scatolette, queste cinghie, ma tanto poi lo vedono. Non raccontargli tutto il film. No, vedere questa idea dell'insetto che succhia, eccetera, già lì è, insomma, già siamo a Cronenberg, ma molto prima di Cronenberg, molto prima di Cronenberg. Ed era un Cronenberg non inventato, ma un Cronenberg reale preso dalla sua esperienza. So che lui fa così perché ovviamente, però perché il motivo, perché piace molto il cinema di Joaski rivederlo soprattutto le giovani generazioni che lo vedono appunto dopo Cronenberg, dopo Lynch, dopo tutti quelli che hanno esercitato la loro fantasia su questi argomenti, vedere adesso il cinema di Joaski sembra straordinariamente contemporaneo. Lui era un precursore, era un pioniere, era qualcuno che veniva tacciato di follia a quel tempo, ma che oggi è semplicemente un profeta, insomma, perché l'idea anche del succhiare il sangue agli intellettuali, insomma, è una bella metafora. Maria, ecco. Okay. Per finire, sì. Io jej bardzo dziękuję za piękne tłumaczenie tej książki. Io la ringrazio veramente per quella bellissima traduzione. Si può dire perfetta. E io ringrazio questo giovane editore del nord dell'Italia, che ha corso il rischio di tradurre e di pubblicare un libro così strano. Io penso che è un libro molto buono. I rzeczywiście pomiędzy tym, co udało mi się w kinie zrobić, e veramente tra quello che sono riuscito a fare nel cinema a tymi książkami, e questi libri jest organiczna więź, c'è un legame organico. Czyli można czytać te książki nie oglądając filmów, e quindi si possono leggere questi libri senza guardare, senza vedere i film. I można oglądać filmy nie czytając książek. E si possono vedere i film senza leggere i libri e così via. Krótko mówiąc, przeczytajcie książkę. In breve, leggete il libro. L'ultima cosa al maestro e riguarda il film che vedremo questa sera. E il parallelismo con riferimenti più che altro alla religione che troviamo in quasi tutti i suoi film. Questo film di stasera si apre con
l'Apocalisse di Giovanni. E subito dopo la visione religiosa o la citazione religiosa c'è lo sbotto della violenza in genere. Lo ritroviamo anche in Possession. Non voglio anticipare troppo su questo film. Volevo capire che tipo di correlazione. Ecco, se ci spiega un attimo questa cosa. Jestem Europejczykiem w średnim wieku. Io sono un europeo di mezza età. I moje tradycje rodzinne i państwowe i kulturalne. Le tradizioni della mia famiglia, del mio paese, le tradizioni culturali są takie, a nie inne. Sono quelle e non altre. Czy mnie się to podoba, czy nie? Nonostante mi piaccia o meno. Czy ja to w pełni rozumiem, czy nie? Nonostante io lo capisca in pieno o meno. Ale to jest tak jak buty, które mam na nogach, innych nie ma. Ma questo è come le scarpe che porto, non ho altre. I ta tradycja religijna. E questa tradizione religiosa. Zwłaszcza w moim kraju. Soprattutto nel mio paese. Przeżywała góry i doły. Ha vissuto una sinusoide. Czasem była bardzo pomocna. E quindi a volte è stata di grande aiuto. Jak Polski nie było, bo była podzielona przez trzy imperia. Quando la Polonia non c'era sulla carta perché era suddivisa tra tre potenze. Jedyne miejsce, gdzie wolno było mówić po polsku, to był kościół. L'unico posto dove era lecito parlare polacco era la chiesa. Nawet żeby mówić bardzo duże głupstwa. E quindi pur dicendo delle sciocchezze. Ale to się liczy. Ma questo aveva una sua importanza. Dla komunistów jedyne miejsce, gdzie momentami można było wyrazić gniew i sprzeciw. Ai tempi del regime comunista, gli unici momenti dove si poteva esprimere la rabbia e la propria contrarietà erano le chiese. E to chwała. E questo veramente bisogna rendergli onore. Sì. Ale odkąd mamy niepodległy kraj? Ma da quando abbiamo una Polonia sovrana e indipendente? Wedle mnie Kościół jest siłą wsteczną. A mio parere la Chiesa è diventata una forza retrograda. Która ślizga się obok nacjonalsocjalizmu, faszyzmu. Che sta slittando verso un nazjonalsocjalizmo e fascismo. Ja ich nie cierpię. E io li odio. Non li sopporto. Odio è troppo forte, ma... Non li sopporto. Non è tutto, non è tutto, perché giustamente diplomaticamente non ha risposto, anche perché la risposta richiedeva veramente molto tempo. Però nel libro c'è un personaggio che è Antoni, che diventa prete. Da ragazzo è figlio del nobile appunto proprietario e diventa. È una storia vera, sì, e diventa prete. Ecco. Allora, questo personaggio del prete è interessante perché in lui Raschi condensa la sua idea di chiesa, ecco, di che cosa dovrebbe essere. Questo prete naturalmente è un prete sui generis, insomma, come potrebbe essere un prete dipinto dalla penna di Raschi, quindi molto folle, molto, molto invasato in qualche modo, e fa delle, a mio avviso, anche divertenti omelie, discorsi in chiesa che sono in questa chiesetta di campagna dove la gente non capisce assolutamente niente di quello che lui dice, perché sono dei discorsi che guardano a una religione molto umanistica, un'idea di servizio della chiesa per la gente, per l'uomo, e non di potere, no? E questo, ecco, questa figura è contrapposta all'autorità della Chiesa, che è rappresentata dai vescovi,
che sono presenti, che si comportano esattamente come si comporta poi la nomenclatura del partito nei confronti degli altri personaggi. Ecco, c'è questo parallelismo tra i due poteri, no? Quindi c'è un'aspirazione, un'idea, insomma, di religione anche cattolica e cristiana, che è quella proprio tutta umanistica, che un po' ricorda, insomma, mutatis mutandis ovviamente, le cose che sentiamo dire dal Vaticano, dal nuovo Papa, insomma, questa idea di smantellare un po' l'idea della Chiesa come potere secolare a favore di una Chiesa pastore, pastore proprio delle anime. Insomma, in questo, in Joaski c'è, in questo libro almeno lo ritrovate. Poi, vabbè, insomma, il discorso della Polonia contemporanea è molto più complicato effettivamente, però è vero che in Polonia ci sono molti giovani, molte giovani, forze giovani, anche un paese molto giovane da una parte, cioè un paese di estremi come sempre stato, insomma, no? Da una parte c'è quello che tu racconti del potere un po' retrogrado, dall'altra c'è anche una gioventù che in qualche modo fa delle cose, ecco. Non so, tu non sei d'accordo, vedo dalla faccia che non sei d'accordo. Insomma, è un po' ottimismo il mio, però insomma io che viaggio un po', ecco, vedo un po' lì. Ecco, la mia, io volevo, so che tu vuoi andare via, ma invece ti volevo chiedere, oggi Joaski avrebbe voglia di ritornare a fare un film? Su che cosa lo farebbe oggi un film? Ascolta. Io voglio fare un film oggi, questa sera, qui. Dove sono i soldi? Mi ha distratto, non ho sentito. Vabbè. Cosa hai detto che non ho sentito? Non lo so. Invece, noi vorremmo sapere se voi avete delle domande. Possiamo usare. Buonasera, sono qui in qualità di testimone privilegiato di questo evento, testimone della web radio con cui collaboro, Versus Radio, con una trasmissione sul cinema, Plot e Rolla. Un format in cui di solito portiamo due o più film, mettendoli a confronto con dei tramiti, uno o più tramiti, se possibile. E in questa occasione vorremmo portare L'Esorcista e Possession, proprio perché riteniamo che in L'Esorcista la possessione sia un po' ridicolizzata, sia un po' il punto dolente del film, mentre nel film del maestro la possessione è in qualche modo innalzata, cioè la stessa protagonista la Gianni ha raggiunto un livello che è andato oltre i propri limiti, e quindi volevamo chiedere semplicemente un parere a Andrzej Zulawski su questo confronto. Non można pokazywać hamburger razem z prawdziwym bifsztekiem. Si può far vedere un hamburger insieme ad una vera bistecca? Sono il direttore di una TV in 14 lingue e ci occupiamo tutti i giorni di dare notizie su tutti i paesi e ovviamente anche sulla Polonia. Stiamo facendo una ricerca che forse potrebbe essere un'idea per un prossimo film, su una situazione di cui non parla nessuno. Lei ricorda l'aereo che è caduto con il presidente e tutti gli altri? Non era il primo. Durante la guerra, proprio nel periodo che narra lei, c'era un generale polacco, Sikorski, che scoprì le fosse di Katyn e era abbastanza inviso ai russi e cadde con un aereo. Ultimamente il presidente era andato per parlare delle fosse di Katyn e è ricaduto con un aereo. Potrebbe esserci un soggetto per un suo film? Assolutamente no. Assolutamente no. No.
anche la tragico accidente, Smolensk, questo aereo piano, come si dice? Sto zabito. 100 morti. To był wypadek tak jak na autostradzie. È stato un incidente come sull'autostrada. Zła załoga, zły samolot, zła pogoda, wszystko źle. Allora c'era il problema dell'equipaggio che non era quello giusto, dell'aereo che non andava come si come dovrebbe, del tempo che non era bello. Tutto è andato male. Ten samolot nigdy nie powinien wylecieć. Quell'aereo non sarebbe dovuto mai partire. Wyleciał tylko przez chorą ambicję pana prezydenta. È partito soltanto a causa di un'ambizione malata del signor presidente, który był z prawicy, il quale proveniva dalla destra, żeby przylecieć do Katynia, per arrivare a Katyń, szybciej niż premier, który jest liberalny. Più rapidamente del primo ministro, che invece è un liberale. Ludzie, małe sprawy. Sono delle persone piccole e delle piccole cose. Kończy tragedią. E questo finisce con una tragedia. Nie ma innej sprawy. E non c'è un'altra esperienza. Prawica i faszyzm polski bije piany, że to Putin, ruski, z polskim prezydentem i premierem zabili tamtego małego człowieczka. E oggi il fascismo polacco sta montando una storia che è stato il primo ministro insieme a Putin a uccidere quel piccolo omuncolo. Tam były bomby, czy tam było nie wiadomo co. Stanno spargendo le voci che ci vi fossero delle bombe, chissà che altra cosa. Invece è stato un semplice incidente. I to bardzo źle robi polskiemu społeczeństwu. E questo fa molto male alla società polacca. Bo kretyni w to wierzą. Perché i cretini ci credono. Jak zawsze kretyni wierzą w to, co jest kretyni. Perché sempre i cretini credono in tutto ciò che è cretino. Więc jak pan mnie pyta, czy to jest... Jak pan mnie pyta... E quindi se lei mi fa la domanda se questo è un soggetto per un film, sicuramente non per me. Grazie. Ci sono altre domande? Ho avuto occasione anni fa di vedere un film dove lei recitava benissimo, non era suo, il titolo non lo ricordo, ma c'era qualcosa con Tristesse. Allora, non ha mai recitato nei suoi film e la cosa mi ha sempre incuriosito. Non le interessava, riteneva incompatibile essere attore davanti, regista dietro la macchina da presa. Perché io mi piaceva moltissimo anche come attore, ecco, questo è Moregre. È una curiosità di tanti anni, grazie. Powiedzcie, że... Ja mam niejasną nadzieję, że rozumiem aktorów. Io spero di capire gli attori. Ale im bardziej ich rozumiem, ma quanto più li capisco, tym mniej chciałbym być aktorem. Tanto meno vorrei essere l'attore. Więc czasem... E quindi a volte... Jest bardzo dobrze przyjść o 5 rano na plan. Fa molto bene venire alle 5 di mattina quando fa freddo lì dove si viene fatto il film e quando piove e quando ci toccano due ore dopo uscire a fare la scena tutto vestito e truccato i słuchać kretyńskich wskazówek reżysera. E ascoltare le indicazioni cretine del regista. Nie mówiąc nic. Senza dire nulla, senza professare una parola. Bo nie należy. Perché non viene fatto, non si fa. I to robi dobrze, bo z człowieka wielkiego, wydumanego ego... E questo fa bene perché...
scendiamo da un nostro grande ego fittizio, immaginario, e uno si sgonfia come un palloncino. I czujesz się jak taki maleńki człowieczek, którego przesuwają z lewa w prawo i nie mówią mu dlaczego. E si sente come un uomo piccolo che viene spostato da sinistra verso destra e non si sa perché. I to ci przypomina, jak się zachowywać wobec aktorów. E questo ti fa ricordare come comportarti nei confronti degli attori. Którzy cierpią. Che soffrono. I potem przeżywają wspaniałe momenty. E dopo vivono dei momenti magnifici. Lub nie. Oppure no. Więc to jest lekcja umilita? Umilta. E quindi questa è una lezione di umiltà. Ja się godziłem grać w filmach czasem. E io accettavo di avere dei ruoli nei film a volte. Gdy czułem, że mi głupia. Quando sentivo che la mia testa diventava troppo grande, si gonfiava troppo. Sì, un ballone. Come un pallone. Per la cronaca, visto che siamo ospiti del centro sperimentale, il film era Tristesse et Beauté, regia di Joy Fleury, 1985, Francia, cast Ange Joaschi, Charlotte Rampling e altri. Che dice lui che era un bruttissimo film, non l'abbiamo visto, quindi. Però la signora invece aveva apprezzato molto. Il maestro vorrebbe andare, fare una pausa.